sciolta solo parzialmente nel corso del supplementare, e questo è stato l'episodio che ha sbloccato invece il risultato, quello del vantaggio del Torino con il calcio di rigore assegnato da Farina per la trattenuta di Lanzara su Muzzi, una trattenuta che sembrava esistente a velocità di gioco ma che poi con le immagini non abbiamo potuto valutare in maniera ulteriore. Trasforma benissimo Rosina spiazzando Brivio per il gol del 1-0. In questo momento comunque il Torino deve ottenere un'altra rete per portare il match ai supplementari e posizionarsi in vantaggio rispetto al Mantova per effetto del miglior piazzamento in campionato. Il cross di Sacchetti, qui il gioco è già fermo quando Taibi va a parare per due volte perché c'era stato un fallo in attacco di Noselli. Il Torino continua a premere, lo fa con alcune accelerazioni mostruose di Ladetic e con Rosina che attiva sempre i propri compagni sia centralmente che sulle corsie esterne. Punizione di Lanzara, palla alta, nessun problema per Taibi, e poi il gol del 2-0 del Torino con la realizzazione di Roberto Muzzi che su calcio d'angolo di Rosina torna al gol proprio contro il Mantova, l'ultima sua vittima ormai quasi tre mesi fa. È stato decisivo Muzzi soprattutto per il carisma che ha prodotto e trasmesso ai compagni, per la grande personalità in campo, ben più importante questa delle sue condizioni fisiche che sono state a lungo limitate. Il Mantova ha reagito, l'ha fatto con iniziative su palla ferma come all'andata, tutti i gol sono arrivati come nel match del Martelli su palla ferma. Rosina ha messo a bruscato davanti a Brivio ma era già in fuorigioco ampiamente il centravanti dell'Arezzo, e da qui la decisione dell'assistente Rossomando di interrompere il gioco. Questa è la parata invece di Brivio che abbiamo visto con il colpo di testa di Abruscato che raramente è riuscito a emergere dalla morsa di Cioffi Notari, ma ha lavorato moltissimo in sacrificio per i compagni. E il Torino che nel finale ha provato ancora con Rosina, con il suo sinistro bloccato benissimo da Brivio, era stato molto bravo in quell'occasione Ladetic. Questo per i 90 minuti, poi il periodo dei tempi supplementari con ancora il toro a segno con il calcio d'angolo di Rosina, il colpo di testa di Nicola che è riuscito a realizzare il gol del 3-0, aveva destinato un gol fondamentale a Cesena in campionato in una stagione regolare, e qui stacca benissimo a realizzare il gol che vale al momento un vantaggio che sembra ampio e confortevole per il toro, ma poco dopo arriva il fallo del rigore di Melaro, da poco entrato ai danni di Graziani, la trasformazione con grande freddezza di Paolo Poggi, il gol dell'ex di Poggi che ha meritato in questo campionato, in questo stadio e con la maglia granata per due stagioni, inizio anni 90, soprattutto vincendo la Coppa Italia con le semifinali contro la Juve e la finale contro la Roma. Poggi che prova a riportare il Mantova un passo dalla Serie A, il Torino che resiste con Gallo che calcia dalla distanza la parata di Brivio, poi il Toro che rimarrà in 10 uomini per l'espulsione di Fantini sul 3-0, era arrivata l'espulsione per l'ex giocatore Viola per un ingenuo fallo ai danni di Notari, ancora il Mantova nel finale con un paio di iniziative, prima un traversone lungo di Poggi, poi l'occasione che il numero 10 del Mantova Scaridi, decisivo all'andata, meno oggi per la sua prestazione e per quanto è inciso rispetto alla prova globale della squadra. Ancora Toro, ormai la partita è aperta, e Edusei che entra molto bene con il Toro in 10 uomini riesce comunque a proporre azione offensiva, para Brivio e poi nel finale ancora emozioni, ancora patimenti e patemi per la maratona e per il Delle Alpi con il tiro di Sacchetti, soprattutto quello di Gasparetto che termina fuori di un non nulla, anche Taibi si è messo le mani nei capelli, come avete visto Di Carlo non poteva, ma comunque ha manifestato tutta la sua delusione, tutta la sua amarezza. È una grande cosa, sono veramente stracontento, una cosa bellissima. Cosa ha provato, ha vissuto la partita dalla panchina per la prima volta, ha portato anche bene. Vabbè, spero di sì, è stata una cosa veramente emozionante. Cosa vuol dire conquistare la Serie A davanti ai 60.000 granata? È una cosa grandissima, è una cosa bellissima. Grazie. Una grandissima cosa. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Mister, si è avverato il miracolo, lei ci credeva dall'inizio. L'abbiamo voluto fortissimamente. Ci può dire cosa prova? La vedo commossa, ci può dire cosa prova a caldo? Va bene, va bene.
lacrime De Biasi, per lui è la quarta promozione in carriera, la prima tenuta ai playoff, la seconda dalla Serie B e la Serie A dopo quella con il Modena. Lacrime sono eloquenti, Nicola, stai piangendo per il miracolo che si è avverato per il Toro. Incredibile, abbiamo fatto quello che abbiamo sognato, abbiamo passato tre giorni veramente di una tristezza incredibile, abbiamo meritato questa vittoria, questa Serie A e poi ora già pensiamo a fare un gran campionato in Serie A. Nicola, tu hai scelto di tornare in Serie B per tornare in Serie A al Torino, ce l'hai fatta. Certo, rimango qua e faccio un gran campionato. Con Nicola, cosa si prova a conquistare la promozione, tornare in Serie A davanti ai 60.000? Una cosa bellissima, veramente, una cosa che non mi dimenticherò mai. Grazie Nicola. Andiamo dal Mantova. Sì, sono insieme a Dudu, adesso cerchiamo di trovare anche la nostra telecamera. Sta ricevendo gli abbracci di tifosi, gli abbracci di Giovanni Orfei. Dudu, hai giocato la partita di titolare, la partita più importante, hai fatto un gran match, il match della Serie A per il Torino. Sono contentissimo per questa partita, questo popolo merita di più della Serie A, ci voleva questa vittoria, abbiamo messo tutto per vincere questa partita perché non bastava neanche 2-0, ho mangiato merda per 5 mesi, sono stato zitto, penso di essere premiato oggi giocando questa partita più importante. Da queste parti tutti dicono non c'è sofferenza se non c'è Toro. Mister, allora siamo in diretta, vediamo le conseguenze della festa, per ora si continua a festeggiare perché già aperto una bottiglia di spumante, bisogna fare il bis. Beh, una è poco perché abbiamo fatto secondo me qualcosa di straordinario che resterà nella storia del Toro. Direi che un grandissimo complimento e un grande, secondo me, traguardo raggiunto grazie alla dedizione, alla voglia, allo spirito di gruppo che ha sempre avuto questa squadra. Direi che lo spogliatoio è stata la parte fondamentale nei momenti di difficoltà, sono stati abbastanza lunghi tra gennaio e febbraio. Sul tiro di Gasparetto quanto ha tremato De Biasi? Quanto il delle Alpi probabilmente? Quanto i 60.000 cuori granata? Io devo dire francamente che non ho capito l'espulsione di Fantini, se non fosse uscito Fantini non avremmo tremato minimamente, poi è chiaro che in 10 contro 11 stremati abbiamo magari rischiato, però tutto sommato il cuore è stato talmente grande che è andato oltre l'ostacolo. Ora però è tempo di festeggiare, dobbiamo tornare negli spogliatoi, altra bottiglia, altri festeggiamenti. Altre bottiglie, che altre bottiglie. Andiamo tutti negli spogliatoi, no. Grazie, in bocca al lupo. Giustamente dicevano dallo studio da Milano Daniele Caiola, un investimento ne valsa la pena, perché oggi lo possiamo dire, visto come è andato il ritorno, se non era per quel gol a Mantova, forse non eravamo qui in queste condizioni. Ora non può... Elvis... Non ti vogliono bene, anzi non ci vogliono bene. Si prega di evacuare. Il gol alla Mantova non c'entra niente, era oggi che dovevamo vincere, l'abbiamo fatto. Dai, continuiamo, non li pensiamo, altrimenti qua non andiamo avanti. Abbiamo fatto un'impresa e basta, non so più cosa dire. Ne valsa la pena a gennaio accettare la proposta di Cairo. Certo, se no. È stato bello. Pubblico fantastico. No, numero uno veramente. E l'anno prossimo ha bruscato in Serie A. Tutti in Serie A. Tutto lo spogliatoio. Grazie, in bocca al lupo, complimenti ad Elvis Abruscato. Siamo in attesa del presidente Urbano Cairo e ci sono i gavettoni, attenzione perché stanno arrivando gli altri gavettoni ed eccolo qui, l'avevamo detto, il presidente Cairo, presidente, ne valsa la pena. Presidente, alla fine si gioisce come? Fiumi di alcol oggi sono contestati. Premio! Dove deve cacciare i soldi, premio, questo significa, presidente. È contento di cacciare questi soldi? Ma sicuramente sì, è una giornata troppo bella, troppo straordinaria. Credo che veramente sia una cosa incredibile, unica, che io non ho avuto paura. Ho avuto paura. Linea Milano, torniamo tra pochissimo.